Siamo stati un'ora insieme a parlare in privato, siamo detto tante cose belle, poi io gli ho regalato un crocifisso, lui ha regalato il crocifisso che aveva sulla scrivania, ha avuto sulla scrivania per tanti anni a me. E poi così, insomma, stamattina eravamo un po'... Padre, com'è andato l'incontro dal ministro? Guarda, per me è andato benissimo. La signora è stata gentilissima con noi, ha visto le foto che le abbiamo portato, che sono delle foto che veramente fanno spavento, guardate. Noi andiamo fotografando tutto nelle campagne, queste discariche di rifiuti tossici che bruciano, che vengono interrati, e una persona per bene non può che dire... Ha detto per 3 o 4 volte è un disastro. Ha promesso che tutto quello che riguarda lei, come il ministero, proprio il Ministero degli Interni, sarà fatto, anche a breve scadenza, quindi il rapporto con le prefetture e altre cose, ma che poi avrebbe preso contatto col ministro Clini e il ministro Balduzzi, perché il problema riguarda l'ambiente, riguarda la salute. Sì. E chi eravate? Eravamo io e alcuni membri di questo coordinamento, perché noi che cosa abbiamo fatto? È stata un'idea molto bella questa qua. E sul territorio, in ogni paese c'era un piccolo gruppo, un piccolo comitato. Noi abbiamo coordinato, abbiamo fatto un coordinamento di questi comitati, quindi siamo adesso decine e decine. Coordinamento Comitati Fuochi. Comitati Fuochi? Sì. Sì, coordinamento Comitati Fuochi. E quindi adesso non è più un gruppetto sporadico, sono migliaia di persone. Sì, sì. Padre, ora tornerete a casa, cosa direte ai nostri cittadini? Noi torniamo a casa, intanto vedo il sorriso sul volto di tutti coloro che sono venuti qua, veramente, perché è stato un incontro, e quando il popolo si sente ascoltato dalle istituzioni, quando si sente accolto, questa è già la prima cosa importante. E poi quello che lei ci ha promesso, e da Bergamo proprio questa mattina, io gliel'ho letto questo messaggio, da Bergamo proprio questa mattina una mia amica, una dottoressa, una pediatra di Bergamo mi diceva, caro padre Maurizio, vai con fiducia perché a Bergamo ancora ricordano il prefetto di Bergamo, Anna Maria Cancellieri, quando è stato prefetto di Bergamo, è una persona che quando dice una cosa la fa. Io questo lo so e ci credo.